In tutto questo però ogni giorno vi raccontiamo quello che accade. La realtà comporta anche episodi come quello che vi sto per raccontare. Siamo a Torino, c'è Lucia Loffredo pronta a raccontarci questa storia. Un'ambulanza di corsa sfreccia perché c'è una persona che ha bisogno urgente di aiuto. Cosa accade? Una macchina segue l'ambulanza e poi aggredisce chi la conduceva. Perché? Perché secondo gli inseguitori l'ambulanza stava seminando terrore invano. Purtroppo quell'ambulanza stava andando a casa a soccorrere una persona che aveva bisogno. Allora, Lucia, vengo da te dove sei e poi vediamo il tuo documento. Dimmi dove sei. Allora Alberto, io sono venuta a venire qui nella centrale operativa del 118 del Piemonte perché è qui che arrivano le nostre telefonate quando abbiamo paura e stiamo male, qui che viene deciso dove mandare le ambulanze, e sono con la direttrice, allora, la dottoressa la Rita Russi. Buonasera. Che un po' ci racconterà tutto. Esatto. Quanto. Vengo da voi tra poco, guardate cos'è successo. Girano video dichiarando che i pronto soccorso sono vuoti. Dichiarano che il Covid non esiste, ma i negazionisti si sono superati con quello che è successo vicino Torino. Una coppia ha accusato un'ambulanza di girare a vuoto per spaventare i cittadini. Siamo a Rivoli. È il 6 novembre 2020. Sono le 16:13. Un'ambulanza parte in direzione Collegno. C'è un'emergenza, un sessantenne con complicanze polmonari. Da qui inizia la corsa dell'ambulanza. Qui, in tangenziale, un SUV comincia a seguire l'ambulanza, a fare delle riprese. Continua a farlo per diversi chilometri, fino a quando l'ambulanza non arriverà a destinazione. L'equipaggio dell'ambulanza si accorge di essere seguito. Avverte la centrale operativa. L'ambulanza arriva a destinazione, corre dal paziente per prestare i soccorsi e l'equipe viene aggredita dalla coppia del SUV. I due sostengono che l'ambulanza viaggi a vuoto per spaventare i cittadini. Arrivano i carabinieri che identificano i presunti aggressori. Fortunatamente l'aggressione verbale non ha creato ritardi nel soccorso del paziente. Ma voi immaginatevi come debbano sentire le persone che sono lì al 118, andiamo lì in diretta, che sono collegate con chi ha bisogno di aiuto a casa, e come si siano sentiti coloro che stavano scappando, sfrecciando sulla tangenziale per andare a soccorrere chi aveva bisogno di aiuto, poi aggrediti da chi nega l'esistenza del virus. Sono fatti che non vorremmo raccontare e che indignano profondamente, ma lo facciamo perché queste persone si devono vergognare. Allora, Lucilla, scusami, io mi scaldo quando c'è quel... Lucia, vengo da te. Eccoci, sì, ne abbiamo parlato finora con la dottoressa, che veramente senza parole, di questa aggressione verbale che è stata fatta. Lei mi ha detto c'è un'indagine, non posso raccontare tutto, però insomma la cosa vi ha colpito molto. Beh, sicuramente, oltre che a colpire, tanto dispiacere, perché per le persone che lavorano all'interno del servizio è importante portare salute alle persone, portare soccorso, e soprattutto per la popolazione che viene messa veramente in allarme da niente. E lei mi diceva, qui, pensa Alberto, sono arrivate anche 1100 richieste di aiuto in una giornata, e quindi voi proprio il tempo di avere ambulanze che vanno in giro a vuoto non ne avete. No, assolutamente, soprattutto fino alla scorsa settimana abbiamo superato di un terzo quello che è il nostro normale, la nostra normale routine, che è già sulle 700 chiamate al giorno, 650 interventi al giorno, 225.000 interventi all'anno. Ecco. Si fa fatica a pensare che le ambulanze girino a vuoto. A vuoto, soprattutto in questo momento. Perché avete denunciato? Che segnale vuole mandare lei da questa centrale operativa? Beh, innanzitutto noi ricopriamo il ruolo di incaricati di pubblico servizio e quindi siamo tutelati dalla normativa e dalla legge rispetto ad aggressioni di ogni genere e tipo. Questo è l'aspetto giuridico non indifferente, ma soprattutto perché non si devono e non si possono ripetere episodi di questo tipo. Assolutamente, sono d'accordo con lei e la ringrazio. Ringrazio moltissimo lei e tutte le persone che stanno lì in questo momento, le vediamo a rispondere alle chiamate di chi ha bisogno di aiuto in tempo reale. Grazie, e attraverso lei ringrazio tutti gli operatori del 118 che su tutto il territorio nazionale stanno facendo gli straordinari, lavorano notte e giorno per aiutare, e non sempre ce la si fa ad aiutare tutti in questo momento, chi ha davvero bisogno di un'ambulanza. Grazie Lucia Loffredo.
Allora, abbiamo però sentito anche la versione, un documento importante, della donna che era in auto quel pomeriggio e che ha inseguito l'ambulanza. Guardate. Buongiorno, sono Lucia Loffredo di Rai 1, della Vita in Diretta. Noi stiamo ricostruendo un po' quello che è successo il 6 novembre. Qua davvero non si sa di cos'altro parlare, evidentemente. Voi eravate lì e avete visto la situazione, avete filmato col telefono? Ma allora, intanto se io ho filmato meno, questi non hanno nessunissima prova, anche perché i miei video non sono andati da nessuna parte, quindi è la loro parola contro la mia. Posso confermare che era alle 4 del pomeriggio, non era sera prima. Secondo, non c'è stato nessun inseguimento, non ci sono stati insulti, quindi che sia ben chiaro questo, perché lo posso anche testimoniare. Ma io non sono neanche sceso dal veicolo, col mio telefono posso fare cosa voglio. Io stavo lavorando anche dalla macchina perché avevo 3.000 telefonate sotto. Un'ambulanza non parte dall'altro capo di Torino per praticamente girovagare se davvero ha un'emergenza. Io, mia madre, che lavora in un reparto di soli Covid, quando in realtà c'è gente che viene pagata per terrorizzare la gente, per fare i giri a vuoto in ambulanza, quindi è ben diversa la cosa. L'ambulanza stava girovagando per Torino. Lucia, ma come, io veramente non ho parole, eh? Sono sincero, nella massima, diciamo, libertà, no, guarda, di ognuno stato... di diciamo, fare quello che ritiene, filmare chi vuole, è un diritto di ognuno, fino a quando questo diritto però non lede il diritto altrui alla salute, a essere soccorsi e a essere aiutati. Questo mi pare, diciamo, fondamentale in un paese civile come quello in cui viviamo. Vuole rispondere? Sentiamo, vengo da te, Lucia, e poi lo sentirà anche la nostra Rita Rossi. Sì, guarda, volevo soltanto dirti una cosa, che stare qua dentro anche ci fa capire quello che succede, cioè l'aiuto che ci viene dato in continuazione, viene fatto un triage, si risponde a tutti quanti. Quella cartina che tu riesci a vedere sono tutte le ambulanze che sono in giro in questo momento, che stanno andando ad aiutare le persone, quindi è proprio una ferita quella che è stata fatta, dottoressa. Sì, la è, anche se purtroppo qualche episodio di aggressione nel tempo il servizio l'ha subito, ma come lo subiscono spesso i servizi di emergenza. Questa era una novità, però. Rispetto a quello che è cosiddetto negazionismo, sì, è la prima volta che qua capita, non so, penso che sia successo anche in altre 118 d'Italia, anche se speriamo, non ho ovviamente noi, la certezza, ecco, di questo, l'ho sentito però. Noi speriamo davvero di non dover raccontare più episodi come questo, grazie davvero.